mai il risultato a farci uscire sconfitti dal campo. È sempre il come, la differenza tra un perdente e un vincente, e quindi colui che ha dato e dà sempre tutto. Ci ha insegnato che ci si può comunque godere il panorama durante il viaggio, nonostante si complichi la strada, accogliendo gli inverni e la pioggia, lacrime sui vetri necessarie per poter apprezzare il calore di un abbraccio in estate, sotto un cielo azzurro. Da capitano ci indichi un altro schema prima di andare via. E allora mi sa che impariamo anche oggi, che è un giorno in cui siamo tutti fratelli e sorelle dello stesso dolore. Con il tuo sorriso ci ricordi che il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo e non dobbiamo sprecarlo, ma bensì investirlo in tutto ciò che desideriamo, nelle passioni e nelle persone che ci fanno battere il cuore. Non importa quale avversario sia di fronte, che sia in una finale di calcio o in una brutta malattia, bisogna fare la nostra partita, il nostro gioco per la vita, che è in ogni gesto, in ogni volto che incontriamo lungo la nostra esistenza. Luca, tu ci sei riuscito. Hai vinto. Hai realizzato grandi sogni. Hai scritto pagine di una storia bellissima, immortalando nero su bianco momenti unici, che vivranno per sempre, nel cuore, nelle parole, negli occhi di tutti quei ragazzi che sei riuscita ad emozionare. Ci lasci un grande vuoto, ma ci lasci anche una speranza, che tutto questo è possibile. Si può vincere, come ha fatto il campione, il capitano e l'uomo Gianluca Vialli. Un tricolore sventola sul tetto d'Europa le lacrime dei